Benvenuti. Vedremo in questo video il menu nascosto opzioni sviluppatore presente nei sistemi Android. Come già visto in un altro video, per visualizzare il menu opzioni sviluppatori, rechiamoci su informazione dispositivo, in impostazioni. Per poi premere più volte, fino a quando non appare scritto impostazioni sviluppatore attivate, su versione di build. Una volta fatto ciò, nelle impostazioni, possiamo notare il menu opzioni sviluppatore. Dove al suo interno è possibile trovare opzioni rivolte agli sviluppatori e non solo, tra cui la possibilità di segnalare eventuali bug, attivabile attivando la funzione debug USB, presente nello stesso menu. Creare un backup criptato su desktop, cioè su computer. Metterò maggiori informazioni a riguardo in descrizione. La possibilità di lasciare attivo lo schermo durante le ricariche. La possibilità di registrare i pacchetti HC del Bluetooth, memorizzati dal sistema in un file sulla memoria esterna. Funzione utile in fase di sviluppo, dove metterò maggiori informazioni in descrizione. Tutte le statistiche dei processi, dove troverete la lista dei processi attivi sul sistema. Premendo su ogni processo troverete maggiori informazioni al riguardo. Il debugger USB, funzione per lo più per lo sviluppo, che permette di comunicare in modo avanzato con il dispositivo, ad esempio, installare applicazioni dal computer, ottenere maggiori informazioni sul sistema, e molte altre. La possibilità di revocare le autorizzazioni USB fatte finora. Il sistema tiene traccia di tutti i dispositivi autorizzati ad utilizzare il debugger USB, revocando qualsiasi autorizzazione questa lista viene eliminata. Ogni dispositivo che utilizza questa funzione dovrà essere autorizzato di nuovo. La possibilità di includere nel menu di alimentazione, visualizzabile quando si vuole spegnere il dispositivo, l'opzione invia segnalazione di bug, vista prima. Inviare una posizione simulata, in modo che, quando attiviamo il GPS, non venga segnalata la nostra vera posizione. Selezionare l'applicazione di cui si vuol fare il debugger. L'applicazione dovrà essere sviluppata in modo da poter fare il debug su di essa. Opzione utile allo sviluppatore in fase di sviluppo. La possibilità di aprire l'applicazione per il debugger, selezionata nell'opzione vista sopra, quando il dispositivo viene collegato al PC tramite cavo. Analizzare il comportamento dell'applicazione con ABBADT, che vedremo nel dettaglio in descrizione. Visualizzare e autorizzare i certificati relativi alla wireless display. Sistema di trasferimento video tramite reti senza fili. Visualizzare a video i tocchi sullo schermo. Visualizzare e tracciare la posizione del puntatore, posizionato dal tocco sullo schermo. La possibilità di far lampeggiare lo schermo, quando la grafica viene aggiornata. Mostrare la struttura di ogni applicazione, molto utile in fase di sviluppo. Per visualizzare ogni applicazione tramite la struttura RTL, Right to Left, attivando quest'opzione il layout di ogni applicazione verrà invertito, tutto ciò che si trova a destra andrà a sinistra, viceversa, tutto ciò che si trova a sinistra, andrà a destra. Tre opzioni che permettono di disattivare e gestire la velocità delle animazioni del sistema, già viste in un mio precedente video, dove consigliavo di disattivare tutte le animazioni, al fine di ottimizzare il sistema. Simulare schermi secondari, opzioni utilizzabili tramite ADP, che permette di cambiare la risoluzione dello schermo del nostro dispositivo, utilizzata in fase di sviluppo. Metterò maggiori informazioni a riguardo in descrizione. Utilizzare l'acceleratore hardware 2D nelle applicazioni. Far lampeggiare lo schermo durante le operazioni svolte dalla GPU, unità di processo grafico, dove metterò in descrizione maggiori informazioni. Far lampeggiare in verde l'aggiornamento di livello hardware, metterò anche in questo caso maggiori informazioni in descrizione. Analizzare eventi di overdrive della GPU, evento che si verifica quando la GPU disegna lo stesso pixel più di una volta, evento non sempre necessario, funzione molto utile in fase di sviluppo, permette allo sviluppatore di visualizzare a video le aree dell'applicazione, che per errore, vengono ridisegnate più volte. La possibilità di evidenziare, sullo schermo, tutte le aree non rettangolari, che spiegherò meglio in descrizione. La possibilità di utilizzare le funzioni MSA nei giochi, funzione anti-aliasing, tecnica che riduce la scalinatura degli oggetti nei giochi, non applicabile a tutti i giochi, come è possibile vedere anche nel video.
disattivare la sovrapposizione livello hardware, che spiegherò più dettagliatamente in descrizione. Abilitare lo Street Mod, strumento introdotto a partire dalla versione 2.3 di Android, che rileva attività di input-output durature sul processo principale dell'applicazione. Mostrare le statistiche di utilizzo della CPU, visualizzate nella parte superiore a destra dello schermo. La possibilità di scegliere il profilo di rendering della GPU, premendo sull'opzione, possiamo scegliere in che modo visualizzare le statistiche di rendering sullo schermo. La possibilità di abilitare le tracce OpenGL, funzione utilizzata per lo sviluppo. La possibilità di chiudere le applicazioni appena ne usciamo. Android, essendo un sistema user-friendly, non chiude le applicazioni appena ne usciamo, ma li lascia in background. Così facendo, lascia caricate in memoria tutte le informazioni utili per la loro inizializzazione, velocizzando l'apertura delle applicazioni in un secondo momento. Per questo motivo, non consiglio l'attivazione della funzione al fine di ottimizzare il sistema. La possibilità di limitare le applicazioni in background, mostrare una finestra di dialogo per tutte le applicazioni che non rispondono, che ci offre la possibilità di scegliere se chiudere o meno l'applicazione. Ti è piaciuto il video? Lascia un like o commenta. Iscriviti al canale cliccando sul logo in basso nel video. Ricorda solo di cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Seguimi anche sui social. Troverai il link qui sotto in descrizione.